Beh, innanzitutto io voglio ringraziare il sindaco Sordella e la sua amministrazione per questo percorso di 5 anni che abbiamo fatto assieme, che è culminato nel mese di dicembre con l'inaugurazione del nuovo ufficio IATA all'interno delle mura di questo maestoso e bellissimo castello, e oggi gli diamo vita, perché inaugurando questo museo, quelle che saranno le visite, che saranno a pagamento, sarà un momento di promozione per tutta l'area di pianura della provincia di Cuneo. Qui abbiamo un collega mio che lavora, Roberto Bianco, all'ufficio del turismo, e un grande narratore di questo castello, e l'ho sempre presentato ai turisti spoglio. Oggi il castello ha degli arricchimenti in più per poter essere visitato, e può essere un supporto per tutto il territorio di pianura della provincia di Cuneo che cerca la sua identità turistica, e qui la può trovare, può trovare un grande sostegno. Sono qui convinto che da oggi in avanti Fossano, che è cresciuta tanto, perché i passaggi in questo ufficio sono cresciuti in un anno del 18%, crescerà ancora e sarà un beneficio per tutta la pianura della provincia di Cuneo. Grazie a voi. Grazie.